Papà, non sono stato io. No ragazzi, qui ci vuole una vendetta alla Ronaldo Junior. Ronaldo Junior, buttati da vista. Pam, preso in pieno. Colpo segreto, oddio, zio. Pam, questo è per Ronaldo Junior. È uno schifo di concerto, Ronaldo Junior. Oddio. Sì, bravi, scappate tutti, a schere. Che sta sbattendo? Adesso sotto una, che sta succedendo? I'm Pagliacci e pagliacce, qui è Gozzo e ben ritrovati a bomba sul mio canale e su questo nuovo video con il nostro mitico, unico, inseparabile Ronaldo Junior. Allora, ragazzi, vi ricorderete che nell'episodio precedente Ronaldo Junior e Young Signorino hanno rubato una macchina a Messi. Bene ragazzi, Messi ha tartassato di mazzate Young Signori, già ve lo dico. E quindi ora sta succedendo un po' il bordello perché Messi è andato a casa di Ronaldo e adesso Ronaldo Junior, ragazzi, penso che sarà in punizione. Ma Ronaldo Junior a questo punto penso che ce l'abbia a morte con Young Signorino. Quindi ragazzi, voi sapete che succede quando Ronaldo Junior è incazzato e vuole vendicarsi contro qualcuno? Succede un bel misfatto, succederà un misfatto assurdo. Quindi non perdete il video fino alla fine, mi raccomando, perché a fine video vi ricordo, saluto 5 di voi come sempre. Se volete essere salutati, il mio Instagram trovate qui in descrizione. Cercare chiocciola Real Anthony, venitemi a seguire così vi posso salutare. Yo! Bene ragazzi, ci siamo. Sono appena uscito di casa perché papà insistentemente mi ha chiamato e io non pensavo nemmeno minimamente che, vi ho detto nello scorso episodio, Young Signorino mi ha chiesto cosa fai per intrattenerti. Ha detto rubo l'auto. Se andate a rubare un'auto a Messi, Messi ha crepato di mazzate evidentemente Young Signorino, Young Fucciolino, e mo giustamente lui ha vuotato il sacco. Sei un pezzo di merda, eh? Grazie brutto deficiente. Adesso non sei più il mio cantante preferito. Il mio cantante preferito è di nuovo Sfera Ebbasta, porca miseria. Anzi, facciamo Gali, facciamo Fedez, non lo so. Vabbè, insomma, sei una merda, vergognati. Allora, come vedete, io ne ero sicuro, ragazzi, Messi si sta lamentando con papà che stranamente oggi è vestito come un fottuto manager di una multinazionale miliardaria. Mi piace questo vestito grande, basta, le Supreme hanno rotto il cazzo, dopo un po' basta. Però Ronaldo Junior è schere, ragazzi, io sono sempre dalla parte di Ronaldo Junior. Allora, Messi si sta lamentando con papà e sta dicendo che dovrebbe controllare di più suo figlio. Ma Messi non capisce che io sono uno spirito libero, raga. Io faccio quello che voglio, vedete? Faccio il giro, salgo sulle auto da milioni di euro. Io sono Ronaldo Junior, raga, posso far tutto. Ah! Aia, ok. Insomma, hai capito l'antifona, Messi? Ok, papà sembra piuttosto arrabbiato e Messi sembra piuttosto arrabbiato perché già non si possono vedere, no? Cioè sì, non è che sono amici, raga, hanno un rapporto normale, ma comunque non si possono vedere perché sono rivali nel lavoro, no? E quindi già non si possono vedere, ora sono pure incazzati e papà sta facendo la faccia incazzata perché sa che è colpa mia. Cioè, in realtà è colpa di Young Signorino che si è fatto sgamare, no? Se papà vogliamo dire giusta, no? È colpa di Young Signorino, pezzo di merda, la colpa è tua. Ma è proprio vero, fanno proprio bene ad odiarti. Mamma mia, quanto sei brutto e che canzoni di merda che fai. Grazie, eh? Ora starò in punizione. Papà, la colpa è di Young Cucciolino, non sono stato io. Papà, non sono stato io! Ragazzi, Ronaldo non so se mi crede a questo punto. Young Signorino stasera dovrebbe... di regola c'è il concerto stasera, sono 17:58, ragazzi. E ricordo bene che papà aveva detto che c'era il concerto... Cioè facevano una specie di concerto delle stars che stanno a Los Santos, quindi molto ovviamente ci sarà anche Gali e Sfera. E quindi ragazzi, mi sta venendo un'idea per farla pagare a Young Signorino per aver vuotato il sacco. Sì papà, lascia stare, dai, fidati, a meglio. Papà, lascia stare, sì lo so che sei incazzato con me, però ti prego, scusa. Sapete qual è la cosa che più mi fa incazzare, ragazzi? La cosa che mi fa più incazzare è che è stata la prima volta. Cioè ragazzi, questo è un momento epico. Questa è la prima volta che Ronaldo Junior viene sgamato. Sì, d'altronde è stato sgamato, ma non si è arrivato a sapere che era stato lui, no? Ma questa è la prima volta che mi hanno sgamato e che sanno che sono stato io, per colpa di un deficiente che non sa manco cantare e pensa di voler fare il cantante. E la cosa peggiore è che adesso papà, giustamente per sdebitarsi, ha invitato Messi dentro casa a prendere qualcosa da bere. E la mamma, ragazzi,
sapendo quello che ho combinato, sono incazzati tutti e due e stanno chiedendo al nostro Messi, che sì, è il mio calciatore preferito e tutto il resto, ma ragazzi, adesso Ronaldo Junior penso abbia la testa a qualcos'altro. Stanno chiedendo a Messi di rimanere a cena. Cosa? A cena Messi? No ragazzi, qui perché poi parte un mega punizione per Ronaldo Junior. Quindi io me la filo, non me ne frega niente, pa, ma, bella zi, perché Messi per me è come uno zio che gli rubo le auto e vabbè. Però io me la filo di qua, ve lo dico, eh. Come immaginabile, la mamma e il papà sono incazzati, mi stanno facendo la ramanzina, ma non intendo rimanere un secondo più in qua, perché so che succederà il casino. Quindi ora ci reidratiamo e leviamo la corda. Ragazzi, dobbiamo farla pagare a Young signorino, ma dobbiamo usare un metodo per scappare. Quindi usiamo il metodo della Ronaldo Junior. Ma papà, ho un buono sconto dal Burger King che scade alle 18 e sono alle 19. Devo correre, ciao! Ragazzi, direi che come scusa ci azzecca un botto. E adesso ragazzi, me la filo come se non ci fosse un domani. Grande Ronaldo Junior, sì. Ok ragazzi, vi spiego qual è il problema. Allora, non solo Young signorino ci ha fatto sgamare, abbiamo perso il nostro primato nel rubare auto. Adesso la voce si saprà, magari qualcuno saprà che ho rubato le auto di qualcun altro, oppure quella della polizia che tengo nel mio garage segreto. Tra l'altro vi ricordo che Ronaldo Junior ha il garage segreto, no? E adesso magari per colpa di Young signorino le cose andranno tutte a delle ragazze che stanno per strada. E belli i paragoni che faccio. Quindi a questo punto ragazzi non mi resta altro che andare al suo concerto, perché ci sarà il concerto, e rovinare tutto, perché solo io posso fare una cosa del genere ragazzi. Young signorino deve pagare. Quindi siccome il concerto dovrebbe essere qui, sempre qui da queste parti, è un mini concertino. Giustamente ragazzi, Young signorino non ha molti fan, perché non lo caga nessuno, non lo vuole vedere nessuno. Quindi Ronaldo Junior, corriamo lì e dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Sto facendo un bordello assurdo. Oh, ma quelli sono Gali e Sfera. Sì, sono proprio loro. Sì, però non li devo sparare le luci in papà. Vabbè, le luci le spengo perché tanto mi servono. Ragazzi, sono il figlio di Ronaldo. Come mai siete qui fuori? Che sta succedendo? Gali è incazzato nero. Sfera e Basa si sta fumando un cannonazzo assurdo, perché è incazzato nero anche lui. E Gali sta dicendo che... No, aspetta, non sto capendo ragazzi, che non dovevate fare il concerto voi stasera, tipo. Dicendo che Young signorino ha preso il loro posto, e siccome è il fenomeno mediatico del momento, gli organizzatori hanno deciso di rimandare il loro concerto e sono incazzati. Cosa? Cioè hanno fatto suonare lui che fa dei versi di merda, non hanno fatto suonare voi che comunque... Sì, magari non può piacere a tutti la vostra musica, però sicuramente è meglio di quella merda, è sicuro. No ragazzi, qui ci vuole una vendetta alla Ronaldo Junior. Sai Galli, anch'io sono incazzato con Young signorino, mi ha fatto sgamare mentre rubavo una Lamborghini. Che Ronaldo Junior non avrei intenzione di usare molto. Ma sei impazzito? Vabbè, io spero sia soltanto, cioè, spero è in caso di emergenza, raga, non pensate a male. Però ragazzi, pensate voi che bordello, c'è Ronaldo Junior incazzato, lancio un moto a Young signorino. No, comunque ragazzi, Young signorino deve pagare, quindi gliela faremo pagare benissimo. Saliamo queste benedette scale e adesso ragazzi dovremo cercare di arrampicarci e cercare di arrivare sopra, dove insomma non ci vede nessuno. Aspettate, ora ve lo faccio vedere. Di regola c'è un casino assurdo ragazzi, non fosse... Dai Ronaldo Junior, salta! Sì, grande, ce l'hai fatta, zii. Vai, 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 vai. Ok ragazzi, ora dobbiamo semplicemente calarci giù, cercare di farlo piano piano. Ho aspettato a sufficienza ed è il momento di fargli il colpo segreto. Ragazzi, ragazzi, ho la va, ho la spacca. Ronaldo Junior, buttati da vista. Pam, preso in pieno. E ora sono ammazzate. Ragazzi, ho attirato l'attenzione di tutti. Le guardie sono incazzate e Marte con me. Sta succedendo il bordello. Colpo segreto, tiè. Pam, ha tirato una. Oh, ragazzi, sto al rosso, sto andando al rosso. Colpo segreto, tiè, zio. Pam, ma tu. Ok, cosa volete fare gli stronzi con me? Vediamo come la mettete. Se non c'è moto, vi adesso roviniamo sto concerto, porca miseria. Questa è Revolution, questa è per Ronaldo Junior. Perché ancora applaudite? Ma siete deficienti, guardate quelli come stanno scappando. Dovete scappare tutti voi. Questo concerto è una merda, è una merda, è uno schifo di concerto, Ronaldo Junior. Oddio. Sì, bravi, scappate tutti, è schere. Oddio. Madonna, questa è la nostra anarchia, ste Ronaldo Junior. Guardate, sono scappato tutti, se. E dovrei scappare anch'io prima che arriva la polizia. Oddio, via, 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 via. Corri Ronaldo Junior, corri, che sta succedendo ragazzi, corri. Se
No, sferegari, soldati, via! Avrei tanto voluto farvelo vedere. Oh, la polizia! Dove è la minimoto? Qui! Via, sgommiamo, ragazzi! Sgommiamo! Mettiamo gli abbagliati! Oddio! Guardate quanta polizia! Madò! Che sta sbato! Adesso sotto una, che sta succedendo? Sfondato! Grande Ronaldo Junior! Ma tu! Via, 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 via! Sgomma, via di qua! Ok, ragazzi, siamo inseguiti dalla polizia 3 stelle per aver rovinato il corcio di Young Signorino con dei moto, per aver bruciato tutta quanta la struttura, non ci credo, mio Dio! Intanto, se il video vi è piaciuto, ragazzi, assolutissimamente un bel mi piace, commentate, ditemi se il video vi è piaciuto e soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, che poi arriveranno dei video veramente fenomenali, quindi mi raccomando. Non rispettando nessuna legge stradale, ragazzi, tentiamo di toglierci la polizia di dosso. Vi ricordo in descrizione le maglie ufficiali di Omegozzo in super edizione limitatissima. E come facciamo sempre, salutiamo le ultime 5 notifiche di Instagram mentre scappiamo dalla polizia. Io saluto Giovanni Bartolone 07, Lori 07 Ita, Omar Xiosia, Domenico Carrino 07 e Melotti Daniel 45. Questi sono i 5 di oggi, ragazzi, che Ronaldo Junior ha salutato per voi. E anche io direi di aver salutato per voi. Ragazzi, ma la situazione critica, Ronaldo Junior è inseguito da non so quanti poliziotti. Forse l'abbiamo seminati con la nostra minimoto, che è il picco massimo che raggiunge sono 180 km/h. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, ragazzi, un like obbligatorio. Grazie a tutti per la visione, qui è Ronaldo Junior. E come costo, ragazzi, ci becchiamo tutti quanti ad un prossimo video. Ciao!